Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi siamo qui per fare la quarta puntata del calciomercato della Ternana. Però come sempre, prima di iniziare il video vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciate un like per supportarmi, commentate e condividete con tutti i vostri amici. Ah, dimenticavo, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche dei miei prossimi video. Oggi andremo a fare la quarta puntata del calciomercato della Ternana. Direi di cominciare subito dai giocatori in uscita. I giocatori che vi andrò a dire, solo uno è in uscita, gli altri sono solo voci di calciomercato. Quindi direi di cominciare subito. Emanuele Suager, direzione Feral Pisalò. Quest'anno è stato il suo ultimo anno con la maglia della Ternana. L'avevamo preso dall'Atalanta circa 3-4 anni fa, se non mi sbaglio. Può darsi anche che sto dicendo una cavolata. Quest'anno ha fatto tanti gol per essere un difensore, ma non ha fatto tanti gol con la testa, ma tanti gol con i piedi. Quindi ragazzi, ha fatto tanti gol quest'anno. Mi dispiace che purtroppo vada via, come ho già detto, credo che da 3-4 anni che stava con noi, nel 2013-2014 giocava con l'Atalanta, l'abbiamo preso, però circa 3-4 anni fa, raga, può darsi che veramente sto dicendo una cavolata, ma credo, raga, due anni fa, se ora che ci sto ripensando, mi sa che 2 anni fa l'abbiamo preso. Vabbè, ora non importa quando l'abbiamo preso, come ho già detto mi dispiace, c'ha Suager, e niente, andrà, resterà in Serie C, non verrà con noi a giocare in Serie B. Lui conosce tanto bene la Serie C, e quindi il Feral Pisalò l'ha preso, che non so se era in scadenza di contratto, però non credo. Passiamo a un altro giocatore, a un'altra voce di calciomercato. Non, questa di Emanuele Suager non è una voce di calciomercato, ma un'ufficialità. Torromino interessa al Pescara, al Carpi e al Taranto. Praticamente in questi nei prossimi 4 giocatori che vi andrò a dire, interessano tutti al Pescara. Come ho già detto, Torromino interessa al Pescara, Carpi e Taranto. Torromino con noi l'abbiamo preso circa 2 anni fa, non è mai esploso, facendo una media di gol a stagione, circa, raga, l'ha fatti pochi. Tra l'altro ha giocato poco, quindi Hulk, perché lo chiamano Hulk, gli assomiglia, raga, se non conoscete andate a vedere l'immagine, assomiglia. Quindi ragazzi, non è solo una voce, già detto che non è mai esploso, però credo sarebbe meglio fare soldi, però sarei contento anche di tenerlo, però non è mai esploso, raga, mi è caduto il microfono, scusate, perché sto le botte e mi cade. Quindi vediamo se lo venderemo. Proietti interessa al Catanzaro, alla Juve Stabia e al Pescara. Proietti, che anche lui l'abbiamo preso circa 2 anni fa dal Pescara. Sì, credo che l'abbiamo preso dal Pescara, quindi sarebbe un ritorno al Pescara, chi lo sa. Speriamo che non ci rubano tutti e 4 i giocatori, raga, il prossimo. Potete prendere tutti, ma tranne il prossimo che starò per dire. Raga, Giannarilli, non toccate Giannarilli. Infatti si sta lavorando molto sulla porta. Io non capivo, raga, perché la Ternana stava cercando un portiere, perché avevamo Giannarilli. Poi ho scoperto che Giannarilli forse va via, raga, no, perché è stato uno dei giocatori che ha giocato meglio in questa stagione. L'ho già detto in un precedente video, ragazzi, non toccate Giannarilli, per favore non toccate Giannarilli. Laverone, lui interessa solo e unicamente, come Giannarilli, al Pescara. Quelli che terrei tra questi 4 sono Laverone e Giannarilli, assolutamente. Poi Proietti e Torromino li potremmo anche vendere.
Però Iannarilli e la Verone non li toccate. Se proprio dobbiamo vendere uno tra la Verone e Iannarilli, preferisco la Verone. Però perché la Verone a me anche se ha giocato poco, ha giocato, però non ha giocato pochissime volte titolare, però mi è piaciuto tanto. E niente ragazzi, i giocatori in uscita sono finiti qui, passiamo ai giocatori in entrata. Si pensa a Colombi per la porta, giocatore del Parma, ecco, si pensa al... alla porta perché Iannarilli, speriamo regate no, però forse va via, ma speriamo di no. Quindi si pensa a Colombi del Parma, visto che il Parma ha preso Buffon, in Paleari sarebbe ancora più vicino alla Ternana, ovviamente il Parma ha rallentato e quindi la Ternana sta spingendo per prendere il giocatore. Ma Colombi farà il sostituto di Buffon o il titolare della Ternana? Chi lo saprà? Lo sapremo tra poco, credo. Ora passiamo a tre possibili ritorni. No, uno che ci ha giocato questa stagione, però si sta lavorando. Si sta lavorando per il ritorno di Boban. Boban che questa stagione ha giocato con noi in prestito dal Livorno. Visto che il Livorno è andato in Serie D, un giocatore come Boban non può giocare in Serie D. Già, non potrebbe giocare in Serie C perché, ragazzi, è un difensore... avete capito? Fortissimo per me. Questa stagione non ha fatto quasi mai passare nessuno. Infatti abbiamo perso solo una partita. Quindi ragazzi dobbiamo riscattarlo. Tra questi che vi sto andando a dire, almeno Boban dobbiamo riscattarlo. Forse ragazzi Rivas ritornerà, ragazzi. Rivas forse ritornerà, la Ternana prova il colpo Rivas dalla Regina, giocatore che ci ha giocato con noi circa, ragazzi, la butto là 6 anni fa, che ne so, 4 anni fa circa, 5 anni fa mi sembra di sì, quindi si sta lavorando per un ritorno di Rivas, come ho già detto, della Regina. Sarei abbastanza contento. Poi in difesa piace Meccariello del Lecce. Meccariello circa 4-3 anni fa ha giocato con noi nella stagione 2016-2017-2018. Circa 3 anni ci ha giocato con noi, anche l'ultimo anno che siamo stati in Serie B ha giocato con noi. E, quindi la Ternana sta lavorando soprattutto in difesa. Sorenzer del Pescara, piace anche Sorenzer del Pescara e Scaglia del Monza, che il Monza ha sfiorato la qualificazione alla Serie A quest'anno, l'anno scorso stava in Serie C e sarebbe stato proprio perfetto per il Monza andare subito l'anno dopo in Serie A. E quindi sì, come ho già detto, a Ternana piace Meccariello del Lecce, Sorenzer, scusate se lo conoscete, ditemi se l'ho pronunciato bene, Sorenzer del Pescara e Scaglia del Monza. E niente ragazzi, il video lo finirò qui, spero che vi sia piaciuto, alcune voci di calciomercato. Vedremo se, non so che stavo a dire 4 secondi fa, stavo a dire una cosa a caso, vedremo se i giocatori in uscita che ho detto, le voci dei giocatori in uscita che ho detto, se andranno via, raga, ripeto, la Verone e gli Iannarilli, speriamo che non vanno via. E niente ragazzi, il video finisce qui, io vi do un appuntamento ad un prossimo episodio, ciao ragazzi.